Allora, c'è chi dice che per divertirsi è necessario, proprio è quasi obbligatorio bere, fumare, fare spinelli, eccetera, eccetera. Poco fa abbiamo sentito la musica, abbiamo preso a duccia, siamo partiti e abbiamo cominciato a ballare. Uno si può divertire anche con le piccole cose. Ragazzi che magari non hanno autostima, che non hanno mai preso un libro e letto, eccetera. Ah no, sì, appunto, anche gli amici che si frequentano, già fa tanto. Facciamo parte del gruppo Fucsia. Sì, stiamo ideando un prodotto per questa sera. Abbiamo pensato a un progetto alternativo perché siamo un gruppo alternativo. Però paghiamo. Il piacere non è esagerare, ti puoi divertire anche senza star male. Ma stai attento, questa è la strada sbagliata. Sbagliata? Ci siamo dedicati nella realizzazione di un progetto. Il mio gruppo ha deciso di creare una scenetta riguardante la felicità, cosa sia davvero la felicità per noi. Durante il momento del brainstorming abbiamo detto comunque diverse cose che per noi significano benessere, come per esempio mare, tramonto, libertà. Cosa sarebbe la vita senza un po' di sorriso, sicurezza, sesso, sincerità? La vita è più semplice se la vedi a panata, ma stai attento, questa strada è quella sbagliata. Sì, stiamo suonando la chitarra in pratica, lo so, suonano la chitarra. Sapete qual è il rapper che è sempre andato? Sapete? È Miss Squilla. Il filo rappresenta il limite. L'omino si trova al centro e questo fatto che lui tiene il bicchiere in mano con la bottiglia, che agli estremi del filo vi è un angelo, così per dire, che rappresenta la via del bene, e un diavolo che rappresenta la via del male, sta a significare che noi siamo liberi di scegliere. Ecco, ci sta, ora si può fare.